Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta ripercorriamo l'epopea di una squadra che negli anni 80 è stata l'ultima a interrompere il dominio di Rangers e Celtic nel calcio scozzese. Dominio ormai quasi quarantennale, che dura di fatto da quando gli Hearts persero il titolo del 1986 a favore del Celtic, storia che abbiamo già raccontato sul canale e che, se vi interessa vedere, troverete tra i video suggeriti alla fine di questo racconto. Ma ora ci concentriamo sul club che ha lanciato l'astro di uno degli allenatori più vincenti di tutti i tempi, divenuto leggenda assoluta del Manchester United dopo aver concluso il suo lavoro in Scozia. L'Aberdeen di Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson si è congedato da Old Trafford nel 2013 facendo calare il sipario su un'autentica leggenda per il Manchester United e il calcio inglese internazionale in generale. L'ultima Premier League vinta è stata il 13° titolo inglese portato a casa dall'allenatore e manager scozzese che ha chiuso una carriera per certi versi impareggiabile, soprattutto considerando la longevità del suo mandato sulla panchina dei Red Devils. Prima di approdare in terra inglese, però, e parliamo ormai del lontano 1986, Ferguson si era abbondantemente fatto le ossa in patria, arrivando anche a guidare la Scozia nei mondiali messicani. In un campionato però da sempre dominato da Rangers e Celtic, le squadre di Glasgow eternamente ai vertici del football scozzese, gli anni 80 fecero registrare gli ultimi successi di squadre al di fuori dell'Old Firm. Il Dundee United, allenato da Jim McLean, altro allenatore che prima o poi merita un approfondimento sul canale, e soprattutto l'Aberdeen, che sotto la guida di Ferguson aprì un ciclo in Scozia e in Europa straordinariamente vincente per un club di così piccole dimensioni. Negli ultimi anni Aberdeen ha vissuto un periodo di rinascita culturale importante. Terza città della Scozia per estensione e popolazione dopo la capitale Edimburgo e Glasgow, ha una media di iscritti all'università di gran lunga superiore a quella nazionale ed è animata da diverse iniziative culturali e rarità per le frastagliate coste scozzesi, anche da una spiaggia punto di ritrovo per molti giovani. Ma quando il manager alle prime armi Ferguson vi approda nel 1979, lo scenario è quello un po' ruvido e grigio della provincia della Scozia, rappresentata con toni umoristici dal giardiniere Willy nella serie I Simpson, e che trova nel calcio occasioni di riscatto sociale, opportunità abbastanza rare a dire il vero, visto che fino ad allora in bacheca per l'Aberdeen c'erano solo due coppe di Scozia e il titolo del 1955. Ferguson da calciatore aveva giocato nell'Aberdeen e conosceva bene l'ambiente e soprattutto sapeva perfettamente una cosa: per battere i colossi di Glasgow bisognava giocare d'anticipo, assicurandosi i migliori giocatori scozzesi prima che le loro quotazioni salissero alle stelle. E le scelte di Ferguson dimostrano la lungimiranza che lo contraddistinguerà anche nella quasi trentennale esperienza allo United. In porta Jim Leighton, che difenderà i pali della nazionale scozzese fino oltre i 40 anni. In difesa il roccioso Willie Miller, un mito dell'Aberdeen, 558 presenze in 20 anni in bianco-rosso. A centrocampo Alex McLeish davanti alla difesa e Gordon Strachan a fare gioco. Non è un caso che con Ferguson come mentore i quattro diventeranno tutti allenatori. Di sicuro c'è che nel 1980 l'Aberdeen torna finalmente a vincere, sotto la guida di Fergie, il suo secondo titolo scozzese al primo colpo, ma il meglio, è proprio il caso di dirlo, deve ancora venire. Grazie a Ferguson, infatti, il nome di Aberdeen inizia a girare per l'Europa. Soprattutto tra l'82 e l'84, la squadra del nord della Scozia vincerà tre coppe nazionali di fila che spalancheranno le porte della Coppa delle Coppe. Nel 1983, l'anno più esaltante della storia dell'Aberdeen, la squadra ha trovato un equilibrio perfetto e fila dritta verso la finalissima di Göteborg. L'impresa viene compiuta nei quarti di finale, quando dopo un pari a reti bianche in Germania, gli scozzesi vincono 3-2 a Pittodri il match di ritorno, niente meno che contro il Bayern Monaco, rimontando per due volte lo svantaggio. Portiere avversario. E qui siamo all'eliminazione del Bayern contro l'Aberdeen. Ecco il gol con cui il Bayern si porta in vantaggio, l'11° di Augenthaler, Eurogol. Al 39° l'azione del pareggio
Ma prima, ecco, vedete che c'è un errore proprio di Augenthaler, che in pratica regala la palla a Simpson. E nella ripresa, al quarto d'ora, torna in vantaggio però ancora la formazione tedesca. Ecco, un gran tiro da lontano di Hügler e siamo a 2-1 per il Bayern, del Bayern, una delle squadre favorite. Ma ora si rovescia tutto quanto. C'è questa punizione e il colpo di testa vincente di McLeish ed è 2-2. L'Aberdeen, per passare il turno, deve assolutamente vincere. Ci riesce con Hewitt. Ecco il gol di Hewitt. Nell'atto conclusivo della competizione, i Dons trovano il Real Madrid di Santillana, Stilic e Camacho. Partita a pronostico chiuso, tanto che i tifosi delle Merengues, in buona parte, snobbano la trasferta svedese con lo stadio Ullevi per tre quarti riempito dai colori biancorossi. L'Aberdeen scende in campo con questa formazione: Leighton, Ruby, McLeish, Miller, McMaster, Cooper, Strachan, Simpson, Weir, McGee, Black. Una filastrocca che ogni tifoso di Aberdeen sa ancora ripetere a memoria. Eh sì, perché dopo 7 minuti Eric Black fa esplodere la festa scozzese portando subito in vantaggio i suoi. Il Real capisce che non si tratterà di una passeggiata e, pur trovando al quarto d'ora il pari grazie a un rigore di Juanito, soffre la grinta e la concretezza scozzese esaltata dalle rapide trame di gioco disegnate da Ferguson. Ma l'eroe della partita non fa parte dell'undici iniziale dell'Aberdeen. Si va ai supplementari e poco prima del fischio finale Ferguson getta nella mischia John Hewitt al posto di Black. Nel secondo overtime sarà proprio lui, il ragazzo allora appena ventenne che aveva già steso il Bayern, a realizzare una rete che è ancora incastonata nella storia del calcio scozzese. Il potente Real Madrid è battuto, l'esultanza sugli spalti è sfrenata. L'Aberdeen, dal freddo e grigio nord della Scozia, è catapultato nel caldo cuore dell'Europa, una potenza continentale confermata dalla successiva vittoria nella Supercoppa Europea contro l'Amburgo, battuto 2-0 nel match di ritorno a Pittodrie, che permetterà di raggiungere il tetto d'Europa ai biancorossi. Assurdo a pensarci oggi in tempi di Superlega e di circoli sempre più stretti di squadre vincenti. Semplicemente l'impresa più incredibile di Ferguson, pur pronto poi a scrivere la leggenda del Manchester United, raccogliendo l'eredità della squadra di Matt Busby, Bobby Charlton e George Best. A questo proposito, non è un caso che Alex Ferguson, all'epoca non ancora Sir, dopo la finale di Göteborg riceverà quello che per sua missione fu il più bel complimento ottenuto nella sua carriera, che scosse persino il suo carattere burbero, Alfredo Di Stefano, che spiegò come, secondo il suo parere, l'Aberdeen fosse riuscito ad abbattere il gigante Real. L'Aberdeen ha ciò che i soldi non possono comprare, un'anima e uno spirito di squadra costruito nel rispetto delle tradizioni del club. Chissà cosa penserebbe oggi di queste parole Florentino Perez. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll be right back.